Esofice. Amici di Sketch, benvenuti per questa bellissima puntata con tinte rosa. È vero, ma prima di parlare delle tinte rosa, a me piacerebbe, se me lo consenti Ilenia, fare un, un, picco, un piccolo cappello. Nel senso che è appena trascorsa la festa della donna e abbiamo appena sentito la notizia di Pantani che era un po' nell'aria, la si sapeva. Quindi vorrei parlare un po' di pregiudizi in questa trasmissione. Qualche minuto vi terrò compagnia. Nel pensare che comunque la festa della donna è stata tramandata in maniera forse poco, poco confacente con la realtà, è un giorno della memoria il, la festa della donna perché, erroneamente come si pensa, che a New York nel 1908 furono chiuse in questa fabbrica e quindi Johnson gli appiccò il fuoco, è tutta una grande bufala. Però è vero che nel 1911. In una fabbrica tessile, eh, perirono in maniera eh, non dolosa per un, per un incidente. La cosa è ancora più grave perché le cose non sono cambiate a cento e pass'anni di distanza per cui le donne pagano sempre dazio e anche oggi insomma, siamo lì che discriminiamo in maniera sbagliata per il semplice fatto che le donne hanno la pari dignità degli uomini sia nel mondo del lavoro e soprattutto e ancora di più nel mondo dello sport, esattamente come noi, come tutti, come persone, esattamente col diritto di nascita. Un altro pregiudizio è stato quello proprio di Pantani che pare che la Camorra abbia viziato e abbia in qualche maniera intaccato quelle Provette, e quindi eh, eh, lì è, è morta una persona. Allora io credo, istintivamente anche a volte in maniera profonda, che la, la giustizia umana a volte può essere anzi spesso e sicuramente fallimentare. Ma per chi crede e per chi non crede, io invito a leggere un passaggio del Vangelo che è il passaggio delle metafore, la parabola del, eh, della zizzania. Lo invito a tutti coloro che sono un po' curiosi. Io credo una cosa, io da credente posso dire che se non c'è una giustizia eh, umana, terrena, ci sarà una giustizia divina. E coloro che si sono macchiati di questi pregiudizi, quelli che si sono messi in pompa magna a dire... Che le donne o hanno un titolo. Pantani era drogato come tutti i ciclisti. Questi pregiudizi, bene o male, alla fine, se non ci sarà una giustizia terrena, temo che ci sia quella divina. E io lo dico da credente e lo dico anche a coloro che radicalmente pensano di essere atei, se vi guardate bene nella coscienza, almeno una volta nella vostra vita vi, sareste posti la o vi siete posti la domanda e se di là c'è qualcosa. Io non so più a dove appellarmi, ma credo che sia giustizia quella che dobbiamo veramente andare a leggere questa parabola, perché la zizzania è quella che sta inquinando le nostre, le nostre vite, la nostra realtà. Chiuso questo cappello. Concordo. Mi aggancio io, è vero, e poi quando poi la, la stampa, i media vanno ad accanirsi su certe persone, certe persone, tra l'altro, nel caso di Pantale, non possono neanche più replicare. Quindi è brutto vedere che a lungo andare forse qualcuno aveva ragione. Esatto. Ed è brutto anche vedere ancora che le donne, e oggi abbiamo una puntata dedicata a loro, quindi chiudiamo poi il capello delle cose tristi, andiamo sulle cose positive, le donne ancora ad oggi non hanno un contratto a livello, ehm, diciamo anche dal punto di vista lavorativo, pari a quello degli uomini. Non prendono i contributi come gli uomini, tutto, in questo momento sono delle atlete dilettanti, non sono delle professioniste, anche se fanno un calendario professionistico. Quindi auspichiamo sì festa della donna, sì mimose, ma alla fine quello che conta è il pari dignità per una donna, sia una donna nello sport, secondo me, che una donna che poi magari si approccia nel mondo del lavoro. E quindi con gioia diciamo basta pregiudizi, un applauso. Io saluto con tanto piacere Mara Mosole, grazie per essere con noi, Davide Casarotto che ogni tanto ci viene a trovare mi fa piacere, fate sì. pure un applauso, e Dabiano Alberton Alberti Alberti. Albertin scusate per l'organizzazione dell'Ottavo Memorial Trovo e Primo Massaro, ne parleremo tra poco. Buonasera, un applauso fatemi. Poi quanta bella gente, beggini. Sì, non è che abbiamo il pubblico, cioè abbiamo delle atlete eh, di un certo tipo. Allora intanto io avevo lanciato questo messaggio sui, sui social e questa è la prima tranche di donne che ho tirato su, ma ne arriveranno anche delle altre, faremo Quest'anno ci impegniamo a fare almeno ogni 3-4 puntate una puntata dedicata al ciclismo femminile. Lanciamo da queste telecamere anche l'invito agli organizzatori delle gare, anche di gare fuori da, 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 dalla nostra zona, perché insomma siamo un canale nazionale, mandateci un po' di immagini perché noi volentieri le mandiamo in onda. Comunque abbiamo una compagina rappresentativa della, della Top Girls con le due sorelle Paladin e la Nicole Dal Santo. Poi abbiamo la Sara Girardi che è passata con il nuovo team che fa normalmente mountain bike, che è il pedali di marca, ma lei farà strada. E poi abbiamo le ragazze del Breganze e le ragazze della Stana con Sofia Begin, Sofia Bertizzolo e via, via tutte le altre che poi andiamo a presentare. Della Stana, io ho una curiosità, non so se vuoi rispondere la Begin, credo di sì, anzi, Beijing, ti parlo a te. Ma la Stana è una di quelle società professionistiche che sta investendo nel mondo. Delle donne, eh, credo che sia qualcosa di interessante. Sì, secondo me è una, un pensiero anche positivo nel mondo del ciclismo femminile perché, appunto, di squadre non ce ne sono tantissime, soprattutto a livello italiano. Quindi, Maurizio Fabretto, cioè il team manager, comunque sta investendo. In maniera molto buona nel campo femminile. Ecco. Beh, lui ha una storia poi dopo con il femminile che insomma non ha bisogno di presentazioni. Sì, mm -hmm. sì, è stata una colonna portante in tanti anni e speriamo che lo sia anche nel futuro. Beh, poi lascerò il microfono alla Elenia perché io sapete che di ciclismo so niente, per cui io mi improvviso in qualche maniera a parlare di ciclismo se non ci fosse lei eh, per me sarebbe Algebra, però una cosa mi piacerebbe capire: Mara, tu eh, hai preso le redini del gruppo sportivo Mosole e avete circa 45-50 bambini. Abbiamo 46 bambini dai 7 ai 14 anni, di cui 8 ragazzine. Sono consigliera perché c'è ancora lo status che i presidenti devono sempre essere maschi. No, per, beh, no, qua, qua fermiamoci adesso facciamo una rivoluzione perché, cioè, queste cose... no, perché sembra che qua tutto venga per caso ma non è per caso no perché le cariche vanno agli uomini perché non fanno niente le donne che lavorano fanno i consiglieri e quindi programmano organizzano e, e si danno da fare eh. cioè, ma quando lo cambiamo sto regolamento chi è che mi ascolta Beh, del, lanciamo un messaggio a Renato di Rocco sì. Renato cambia lo sto regolamento perché anche siamo perché... nel 2016 no, ma anche perché dirigenti Maschi io li vedo dai 70 in su, io sono già anziano, per cominciare a sogliare ai 60 anni già mi sento anziano e già non faccio più niente. Donne ce ne sarebbero anche che... Ce ne sarebbero tante me. credo. Sì. sì, ce ne sarebbero anche dal ruolo dirigenziale, tra l'altro ci sono anche dei team manager, mi viene in mente la call pack che è gestita da una donna e che squadra è la call pack nei dilettanti, non certo. solo. Quindi secondo ma secondo a fiori di bisogna, aziende. Bisogna, e fiofione, e appunto io parlavo dal punto di vista sportivo certo. della federazione, ma se andiamo a vedere quante aziende. Do, mi viene in mente la Alessia Piccolo, che ha in mano la Le, è un'imprenditrice, certo. ma ce ne sono tantissime, quindi bisogna cambiare lo suo regolamento. Secondo Vabbè, come... in soldoni non sei presidente, ma per noi ti nominiamo presidente. Del... Presidentessa. Presidentessa. <ride> ma anche qua, no? Eh, corridora, corridrice. Ma. Ma perché Ciclista. non usiamo... Un ciclista. aggettivo che vada bene, ciclista va bene, presidente che può essere maschile o femminile, chi se ne frega, dottore, dottore, cioè, sempre sto dottoressa, cioè, facciamo dottori tutti perché le mansioni credo di, di eccellenza non debbano avere un titolo al femminile o al maschile, debbano avere soltanto un titolo che le raffiguri. Quindi 46 bambini, che non so pochi. Sì, però vorrei precisare che il regolamento per marito mio è stato cambiato nel lontano 1900. Perché vincendo con i maschi e battendoli tutti, di prassi non ero, ero fuori classifica. Mi davano il premio di consolazione come femmina partecipante e i fiori andava il primo bambino anche se non aveva vinto. Pianti e lacrime hanno cambiato il regolamento. La classifica è individuale e singola a prescindere dal sesso maschile e femminile. E dopo c'era quella femminile e quindi andavo a casa sempre con due premi. Quindi voglio dire Masso che Mazzo per mamma e mazzo per nonna. Che onta per il maschietto che era lì di dietro. Ma è successo, eh. Non so eh, qualche, qualche, sì. qualche, qualcuno piange. Dobbiamo ancora crescere. Casarotto, tu non hai bisogno di questo, vero? Perché no. tu comunque hai sempre dimostrato di avere larghe valute, anche come Fabretto. Lui ha preso questa, questa, questa linea tantissimi anni fa e è diventato un guru. Io quando correvo vincevo poco, quindi difficilmente portavo a casa anche il mazzo. Poi per il resto ha ragione mara, che è giusto che sia cambiato il regolamento, ormai ci sono tantissime classifiche e molte volte anche nelle categorie esordienti, anche esordienti, le ragazze battono i maschi perché certo. è pienamente possibile. E quindi c'è da fare veramente un applauso a questa categoria. Io ho una teoria, eh, Davide, che è quella che un allenatore, un di essi, parliamo anche degli allenatori del calcio non necessariamente debbano essere stati dei grandi corridori o dei grandi giocatori, anzi, forse il valore aggiunto è essere stati dei giocatori anche mediocri, dei corridori anche forse mediocri, che hanno saputo cos'è la sofferenza, cos'è o la panchina o cosa vuol dire faticare. Quindi credo che questo sia un background, si può dire background, che poi ti porti appresso e diventi una sorta di psicologo dei tuoi, dei tuoi atleti. No, ma certamente anzi diciamo che. La... Non so se sia una regola, però se tu, se tu vai a vedere tutti diciamo, i più bravi direttori sportivi che ci sono adesso nel ciclismo, anche professionistico, raramente sono stati grandi campioni in passato. Anzi, difficilmente riescono i grandi campioni a essere dei bravi sono direttori sportivi. Per un motivo molto semplice, dal mio punto di vista, perché eh, ai, ai campioni, tra virgolette, le cose venivano leggermente più, leggermente più facili. Mentre a, a quelli che comunque erano buoni corridori, ma che dovevano andare oltre sempre ogni volta. Devono, allora, devono capire che la fame è la fame se non hanno patito quindi patita. riescono trasmettere diciamo, le difficoltà che, hanno, che loro sub, hanno loro patito quando correvano e magari dare stimoli importanti ai ragazzi e ragazze che poi allenano in tutto questo poi dopo c'è in un panorama organizzativo è vero Damiano che è quello di questo ottavo Memorial trovò il primo Memorial Severino Massaro a me i Memorial mi, mi, mi rattristiscono molto però quando sono le famiglie a volerlo, dico allora grande rispetto, quando sono gli estranei che mettono la, 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 questo conio mi dà un po' più fastidio. Quindi appoggio volentieri la causa. Del signor Trovò, perché so che lui ci tiene in maniera particolare, e poi dobbiamo ricordare la figura di Severino Massaro in questo incidente incredibile su un velodromo che ha perduto la vita in circostanze drammatiche, soprattutto in giovanissima età. E voi lo ricordate con una gara a loro dedicata, questo è buono. Sì, eh, io come, come organizzatore sono, sono nato, tra virgolette, nei, nei Memoria. Eh, nel 2011 col primo Memoria Gabriele Sella. 47 anni, morto nel 2010 con un incidente grande, grande sei giornista grande anche. tecnico eh. della pista e grande, eh. sei giornista. E, e poi, insomma, questo è il terzo: diciamo che fra gli amici è il terzo Memoria e quest'anno purtroppo il primo memory è stato... Io e te non siamo amici. Speriamo che sia, fi che sia finita lì perché se <ride> no... infatti io e te non siamo amici che non mai, Se va avanti così, faremo un giro d'Italia... Se non, non mi tocca una telecamera, io siccome sono anche un po' meridionale, <ride> toglietemi questa telecamera che devo fare un, un, una cosa mia. Non è taglio, che tocco qua parte. tutto plastica, io non lo so, qua dobbiamo mettere qualcosa di ferro, eccola là, che mi, so, mi sono eh. tolto la soddisfazione. Beh, comunque Mara, torniamo invece un po' prima, no? Voglio dire.. Il 3 di aprile, intanto, apriamo l'apertura. Ah. Apriamo, noi di prassi ormai, per il sì. 39esimo anno, apriamo la stagione ciclistica dei giovanissimi, che lo teniamo a cava alle bandie che tutti conoscono. Oh, non credo di no, ma comunque, sì, sì, sì. Cominciamo la mattina alle 9 e mezza con gli esordienti della prima categoria, poi il secondo anno, piccola pausa e pomeriggio i bambini dai 7 ai 12. Quindi una giornata che la gente se poi è baciata dal sole, e insomma è un po' calda, insomma vengono a fare qualcosa, voi dovreste farne una alla settimana. Noi invitiamo gli amici, gli appassionati, i simpatizzanti e anche chi piace stare all'aria aperta in compagnia. Non avete mai pensato a fare qualcosa la sera prima, cioè nel senso arrivano al pomeriggio del sabato. Chi viene in tenda, chi viene in camper? Una... L'anno scorso era Pasquetta e chi è organizzato, c'erano tanti camper, c'erano tante gente che alloggiava l'Agia la, dalla sera prima. E es cosa? Essendo festivo, quest'anno eh sì. che è di sabato diventa eh, un po' più buone. difficile. L'anno scorso eravamo là la sera perché avevamo preparato tutto, c'è stata una sventolata di vento, era accaduto tutto. Quindi eravamo esatto. là a lavorare più che a far festa. Beh, io vi faccio gli auguri, tanto torneremo ancora a parlare di questa cosa qua. Io ho due servizi e quindi diamo alla prima gran fondo ah, città di Cerveteri okay. Internazionale d'Italia. Pensa te. Poi, dopo, bellissima, eh, no, la vediamo. Grazie Zappa a te. Marco Ciccolini ci siamo, prima prova del circuito Fantabici, l'impegno è stato tanto, ma vedere le griglie che si riempiono riempie il cuore. È verissimo Christian, eh, noi siamo pieni di gioia e con tutta la passione che abbiamo messo per eh, tirare fuori questo nuovo circuito e vedere le griglie riempirsi come hai detto tu di, di questi bellissimi atleti ci riempie il cuore di gioia. Cerveteri è veramente bella, è la chicca del, veramente del, del basso Lazio diciamo, e ci sono tanti monumenti storici da, da visitare, insomma, è la culla de, de, del, de, dell'etrusco diciamo. La prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri tiene a battesimo il nuovo circuito granfondistico laziale Fantabici Oltre 650 i ciclomaster al via di questa prima edizione della manifestazione voluta da Gianluca Calfapietra e Paolo Bussaglia, dirigenti della società organizzatrice Forans Team. Ormai è tutto pronto per la partenza di questa prima edizione della Gran Fondo che celebra la città di Cerveteri, organizzazione a cura della Forans Team. Prima prova del neonato circuito Fantabici il Forans Team guidato da Calfapietra e Bussagli è tradizionalmente impegnato nell'organizzazione di grandi eventi sportivi per quanto riguarda il triathlon e l'atletica e ha voluto mettere la propria esperienza anche al servizio di una gara su strada una manifestazione di prestigio come la prima edizione della Gran, della Gran Fondo Città di Cerveteri ci stiamo avvicinando All'epilogo della salita di Sasso, Pomili e Guiducci riescono a riportarsi sul battistrada a Costarelli qualche difficoltà in più per Curi che è stato protagonista assoluto di questa prima parte di gara promuovendo la prima fuga e dopo essere rimasto per alcuni chilometri lo scoperto in compagnia di un altro ciclista ora sta faticando per mantenere il ritmo del terzetto ma comunque riesce a rimanere a ruota dei tre battistrada dunque possiamo dire quattro uomini al comando con Costarelli, Pomili Guiducci e Curi che stanno arrivando alla divisione dei due percorsi vedremo quale sarà la loro scelta questo naturalmente cambierà tutto in previsione finale Costarelli e Pomili optano per il corto mentre Guiducci si avventura sul lungo che lo porterà a costeggiare il lago di Bracciano. La bellezza del lago di Bracciano con i ciclisti che vanno a lambire le sue coste. Ricordiamo questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri proprio perché è all'esordio gli organizzatori hanno cercato di curare l'organizzazione nei minimi particolari magari lasciando qualcosa anche alla quantità del numero dei partecipanti ma naturalmente è importante partire con il piede giusto è importante dare i servizi che il, di cui il ciclista ha bisogno e gli organizzatori della Forans Team lo, stanno, lo hanno fatto in maniera egregia. Cola G è impegnato nella salita finale, mentre Radio Corsa ci segnala che a un chilometro dall'arrivo c'è stato l'attacco di Federico Costarelli della Bicimania Terni, protagonista di giornata lanciato verso il successo solitario. Vedremo se Ferruzzi, Pomili e Speziali riusciranno a rispondere al suo attacco. Il quartetto è ancora compatto, dunque è stato raggiunto. Federico Costarelli ma prova nuovamente a lanciare la rasoiata finale Federico Costarelli della Bici Mania Terni che va così ad aggiudicarsi questa prima edizione della medio fondo città di Cerveteri, il portacolori della Bici Mania Terni della categoria Master 1, va a cogliere il successo davanti a Ferruzzi, Pomili e Speziali, mentre Colage, che abbiamo visto con la nostra onboard camera in questo momento, chiude all'undicesimo posto nella volata del gruppo. Onore sempre comunque a questo ex professionista. Torniamo in gara sulla prova Regina, la Gran Fondo e il gruppo sta riprendendo in questo momento i due battistrada. Siamo al chilometro 94 di gara. Ultimi 10 chilometri per il drappello dei battistrada. Ora vedremo come i ciclisti cercheranno di interpretare questi ultimi 10 km. Naturalmente ci sono delle formazioni che hanno il doppio, il doppio portacolori, ma attenzione, c'è l'allungo per entorio di Alessandro Nanni della S-Team. Lo abbiamo visto protagonista nel, nell'allungo nell'inseguimento a Bruno Sanetti ed ora se n'è andato, si è alzato sui pedali il ciclista nato a Tivoli nel 1985, ha scaricato le sue energie residue sui pedali e ha fatto il vuoto alle sue spalle. Siamo ormai agli ultimi 500 metri con il battistrada, Alessandro Nanni è lanciato verso il successo in questa gran fondo città di Cerveteri, ormai nessuno riuscirà a togliergli questo ambito traguardo alle sue spalle, intanto il gruppo si sta organizzando per la conquista della piazza d'onore, ma è Alessandro Nanni che va... A prendersi l'applauso del pubblico presente sul traguardo di Cerveteri festeggiato dai suoi compagni di squadra al, al secondo posto Pietro Buzzi della VIP Team mentre Matteo Cecconi regola il drappello degli inseguitori cogliendo il terzo posto al quarto Fabrizio Venezia della Cycling Team Terenzi. Quinto posto per Bruno Sanetti, amici del vigili. Fuoco Viterbo, al sesto posto il bravo Daniele Sensi della Time Bike Alto Lazio. Questa è l'immagine del successo di Nanni. Ma se solo una giornata di sport ma anche un'occasione per conoscere quello che è un territorio assolutamente straordinario. Sì, infatti il territorio di Cervateri utilizza spesso sia manifestazioni culturali che quelle sportive per far conoscere le proprie bellezze. Questo è un esempio per eh, la giornata di oggi per scoprire il Museo Nazionale Cerite nonché la Necropoli Etrusca. E devo dire che anche gli organizzatori hanno preso eh, come dire, questo invito molto caldamente per cercare di fare dei pacchetti promozionali per eh, far visitare entrambe le città. Pienamente soddisfatti noi come organizzazione e d'altronde diciamo rispetto alle facce dei concorrenti, quindi tutti soddisfatti, tutti contenti, è stata una buona prima avanti così. Un veicolo straordinario per far conoscere cerveteri e le sue ricchezze. L'amministrazione comunale vi è stata vicina. L'amministrazione sì tanto sia proprio l'assessore la, allo sport Francesca Pulcini fisicamente ci è stata vicina nel senso ci ha proprio seguito uh, step by step e soprattutto anche tutta la parte dei vigili di protezione civile che hanno permesso poi la realizzazione del percorso che è sempre la cosa più difficile. Grazie amici di Strette, le Gran Fondo tirano. Cara, i Legna eh. eh. facciamo tanti tanti eh, contatti ma anche per quello perché voglio dire, la Gran Fondo fa parte forse anche là del pregiudizio. Io sono d'accordo su queste Gran Fondo, se poi dopo i proventi vadano ad organizzare gare dei bambini. Io spingo questo da tanti anni, avrebbe un significato in più. Così almeno con l'iscrizione, eccetera, Come cercare ha detto di fare... Ma anche il cittadino Cassani, insomma, che ho spiegato più eh, volte Eh sì, sarebbe importante anche per dare una mano a coloro che in qualche maniera, insomma, 46 bambini credo che costino, Mara. Eh. Un po'... Eh, no, però faccio ho questo discorso. Anche che tutti gli ex ciclisti, tutti i compagni, gli amici vogliono tutti quanti bene e si danno tutti da fare. Sì, perché io cerco di far passare sempre questo discorso qua. Se io sono, non sono una mamma, però lei, per esempio, è una mamma e vai a lavorare se hai bisogno dell'asilo nido lo paghi, se hai bisogno della babysitter la paghi ah, eh. e quindi tante volte è una grande parte dello stipendio, anche qua le donne vengono punite amaramente eh, sì. per cui tante volte quello che guadagnano a più pari devono girarlo per pagare o l'asilo la, nido ah, o sì. la donna de, che, 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 che fa un po' da balia se pensiamo tutti i bambini che voi avete insieme nelle vostre città, siete voi c'è il Veloce Club Bassano che ha appena fatto una presentazione bellissima anche lì con 40 bambini. Cosa risparmiano i genitori? Perché se gli date comunque dei momenti di far, da fare qualcosa. Ma infatti è sempre stata di prassi anche di mio papà Remo, che conoscono tutti, non ha mai voluto che le famiglie avessero delle spese per far correre i bambini. Gli diamo bicicletta, casco, completamente tutto, si acquistano solo le scarpe perché sono molto particolari e personali. Perché lui per lo sport ci si crede sempre e se non coltivi da bambini piccoli avere uno sport, un passatempo fuori dalle mura di casa e non chiusi, di farli star bene, eh sì. e lui non vuole assolutamente che spendano niente. E quindi continuate con quel trend. Esatto. Beh, diciamo la verità. Adesso ci sono famiglie che possono e famiglie che possono di meno, anche se società più ricche e società più povere Per essere giusti è giusto anche pensare che le famiglie che hanno dei bambini che praticano il ciclismo, anche se devono, devono dare una piccola quota al mese, ma proprio... Io so che ci sono delle società che chiedono veramente di 50 Una euro. costa meno del, del costa 60. Eh, esatto, insomma, è, però nel ciclismo c'è sempre questa roba qua no, del fatto che il ciclismo deve essere gratis. No, non deve essere gratis. A, a, a livelli ludici ci sono dei costi per le società sì. e non tutti hanno la fortuna, come Remo Moso e come tanti cambiati, altri, i tempi è sono è cambiati, è un po quindi un po', un po' per tutti ce ne va. Detto questo, tra poco manderemo l'internazionale di Maser, sì. anche questa è una, pro, una produzione che ci arriva in esclusiva. La Luca Carton, Film Motion, grazie appunto agli accordi con la struttura e, tecnica. E si parla di razza. multidisciplina vera, qua ne abbiamo delle interpreti. Eh, qua una qua ne è Sofia abbiamo Pistar, abbiamo, abbiamo Ciclo abbiamo anche la, la Sofia Bertizzolo insomma, che concilia tutte. quindi... Eh, la multidisciplina paga anche per queste ragazze secondo me che si approcciano alle elite a so Sofia intanto ce l'ha con te oggi ti è servita, no, so che hai poca voce quindi ti congedo subito ti è servita la multidisciplina, hai fatto anche tu del ciclocross io non ho fatto ciclocross, no. ho fatto no. pista pista, pista, sì pista e l'ho portata avanti insieme al eh, cronometro e quindi l'inseguimento e il cronometro sono molto eh, sì, affini e quindi mi, so mi è servita la preparazione di entrambi poi veramente. dopo abbiamo visto quanti stadisti, adesso abbiamo visto i mondiali, quanti stadisti hanno vinto in pista e sono dei, dei fenomeni anche su strada. Farai, esatto. farai pista anche quest'anno? Hai idea? Quest'anno no più che altro perché ho la maturità e quindi vado a gradi. Però mi piacerebbe comunque riprendere sul fronte del, sempre dell'inseguimento, però non sono molto veloce. E Sofia, invece tu il Ciclocross ciclo l'hai fatto, anche quest'anno hai fatto qualche apparizione e abbiamo visto come recuperavi dalla prima apparizione, nel giro di poche sì. settimane, hai, hai avuto dei progressi enormi. Sì, dai, quest'anno non mi sono molto cimentata sul circo cross perché ho cercato anche di, di cimentarmi meglio anche sulla, sulla strada, perché purtroppo le gare sono tante, quindi la stagione è molto lunga. Quindi ho fatto alcune gare anche perché con la caduta, sinceramente, avevo perso un po' i sensi di fare le curve, eccetera. E quindi mi ha aiutato molto anche a stare in bici, a avere un po' quell'equilibrio che mi mancava. Quindi, sì, secondo me aiuta tantissimo a fare qualcosa. Ma qualcuno pista cioè, di voi? Nessuno? Soltanto la, la Sofia e basta. Beh, abbiamo visto la Pato, la Valsecchi, c'è il quartetto. C'è la Tatiana che verrà, verrà prossimamente, ma abbiamo visto anche come Dino Salvoldi ha portato le Azzurre in Colombia per la preparazione e una come la Cauzo mi viene in mente vederla girare in pista, ma ha fatto sì. un, po', un po' così perché comunque Dino, Dino ha sempre avuto innato la, la multidisciplina. Quindi, secondo me, la, la il ciclismo femminile italiano è vincente anche all'estero. Ma è un po' cambiato da quando c'è Davide Cassani. O sbaglio? Perché prima non era proprio così. Eh. È cambiato, secondo me, dal punto di vista maschile, ma dal punto di vista femminile c'è sempre stata. Perché Dino sì, è, è dentro di lui è innato la multidisciplina. Certo. Dal punto di vista maschile, sì, perché Cassani gira nelle gare di cross, gira nelle gare di mountain bike. E ha, avuto anche, ha fatto anche degli esperimenti con i bikers certo. Marco Aurelio ha fatto anche qualche gara certo. con i pro come, come appunto i, il pettinato di turno quindi eh, secondo me questo è quello che dobbiamo fare da qui a, a lungo termine e guardiamo Marco Aurelio Fontana proprio in questa clip di Maser per me lui è un grande comunicatore ed è uno di quelli che soltanto con la, il suo karma con la sua persona riesce veramente ad attrarre Tanti tanti proseliti, quindi continua così Marco Aurelio, sei simpaticissimo e soprattutto sei, si vede la tua grande passione, sembri quasi uno di quelli del moto mondiale, no? E quindi questo tipo di comunicazione nel ciclismo serve e non guasta. Andiamo via con la clip. Immagini che ci giungono da Maser per la prima prova degli internazionali d'Italia, cross country diciottesimo Gaerne MTB Trophy, gara che vi facciamo vedere quella delle donne elite, donne under 23 donne junior con il primo piano della campionessa del mondo, juniors Martina Berta e Chiara Teocchi che tra le elite è una delle pronosticate ricordiamolo, la gara delle donne in concomitanza con quella maschile non abbiamo le immagini ma la vittoria di Jorin Gabriele, lo svizzero con il terzo posto di Edoardo Sillo, vecchia conoscenza per quanto riguarda il ciclocross. Partite le donne, davanti fin dalle prime tornate si porta Chiara Teocchi assieme a Lisa Rebensteiner. La... Altoatesina che lo scorso anno battagliava con Eva Lechner, lì davanti con un ateocchi reduce della stagione di ciclocross, subito dietro abbiamo visto Serena Calvetti con Anna Oberparleiter questo il gruppetto di testa, percorso di Maser molto molto tecnico con dossi artificiali una bellissima vallata, il percorso si vedeva praticamente interamente negli Union lo ricordiamo l'ottimo terzo posto di Edoardo Xillo reduce da una stagione al top nel ciclocross, mentre Martina Berta, eccola qua la campionessa del mondo delle junior è al comando per quanto riguarda appunto la gara di categoria dietro abbiamo visto una Anna Parleiter con Serena Calvetti che si gioca in questo momento il terzo posto mentre davanti Chiara Teocchi con Lisa Rebensteiner sarà però la Teocchi riuscire a staccare la Rebensteiner in discesa quindi va a vincere e indossare la maglia di leader della prima prova dell'internazionale d'Italia Martina Berta vice tra le junior in seconda posizione Alessia Verrando e in terza Marika Tovo. Podio juniores con appunto Lamberta in maglia di leader e podio eh, elite che andiamo a vedere adesso con Chiaretta Teocchi, eccola qua Hydro Bianchi, vincitrice di questa prima prova a Maser, in seconda posizione Lisa Rebensteiner e in terza. Serena Calvetti che stacca Anna Oberparlaiter. Via le interviste. Sono molto contenta di aver vinto oggi. Per me era la prima gara in Italia e quindi era la prima gara dove mi scontravo con le atlete italiane. Eh, con Lisa abbiamo condotto una buona gara, siamo partite subito al primo giro, le sensazioni erano buone. Poi al terzo giro sono riuscita a prendere un buon margine di vantaggio e sono riuscita a tenerlo fino alla fine della gara. Oggi insieme alla Chiara abbiamo fatto una bella gara. Alla fine è stata un po' più forte lei, però devo dire che sono molto contenta, mi sentivo bene eh, anche se mi mancava l'ultimo pellino di aggressività. E vabbè, inizio, siamo ad inizio stagione, e lo so dove devo ancora lavorare e do il mio meglio e poi vediamo come com va la stagione. Gara più attesa quella dedicata agli Elite Under 23, ricordiamolo l'Italia in questo momento ha tre atleti qualificati per le Olimpiadi di Rio e giustamente queste gare servono anche al CT Uber Balluber per capire chi sarà della partita nei Giochi Olimpici brasiliani. Marco Aurelio Fontana, prima apparizione in Italia dopo la vittoria, la ricordiamo a Cipro, abbiamo anche i Forestali, abbiamo anche gli stranieri con tempi. De... Bianchi Abbiamo Joelle Bertolini ospite in studio la settimana scorsa, ma Fontana fa già capire fin dall'inizio, specialmente nei tratti dove c'è da spingere, nei tratti in salita, che oggi è, è assolutamente il suo percorso. Un percorso molto tecnico, lo vediamo anche da queste bellissime immagini dall'altro e davanti si portano già in due tempie della Bianchi con il nostro Marco Aurelio Fontana. Sarà un duello praticamente per tutta la corsa lì davanti. Tra i due, mentre dietro se la giocano un gruppetto di atleti con Tony Longo, Johnny Cataneo, Joelle Bertolini nelle prime tornate anche i Forestali, Braidot e Mirko Tabacchi. Marco Aurelio Fontana che riesce a staccare nell'ultima parte di gara a tempie e va verso la vittoria di questa prima prova dell'internazionale d'Italia. Ricordiamo che eh, la seconda prova sarà la montagnetta a uh, San Siro, quindi sarà veramente eh, una bella prova da cominciare. Fra due settimane. Tempi e con Marco Reglio lì davanti. Lo vediamo Toni Longo, Gioeli Bertolini, Johnny Cattaneo subito dopo a eh, inseguire per uh, la terza posizione e con le immagini siamo quasi in uh, dirittura d'arrivo. Nel frattempo li vediamo però i forestali che perdono terreno praticamente tornata dopo uh, tornata. Con le immagini dicevamo siamo già quasi in uh, dirittura d'arrivo e l'impennata di Marco. Ecco Fontana che va a vincere la prima prova dell'Internazionale d'Italia, quindi vittoria per l'atleta della Cannondale in seconda posizione, Tempie in terza, Tony Longo. È bello vedere tutta, tutto, questo, tutto questo pubblico e soprattutto il numero di partenti così elevato, 100, 120 circa tra l'Italian Under, vuol dire che gli Internazionali d'Italia sono uno dei circuiti più belli che c'è in Europa, se non, se non il migliore. E questo mi fa piacere perché tanta gente si, si lamenta di quello che abbiamo, in realtà abbiamo, abbiamo tanto e come fuoristrada italiano insomma abbiamo vinto, c'erano tanti stranieri e abbiamo vinto, abbiamo un numero alto, abbiamo tanta gente a vedere, è una cosa molto, molto bella e molto positiva. Quindi eh, spero di vedere tanta gente anche a Milano, a Montichiari, a Nalles e, e sono convinto che eh, come circuito italiano stiamo, stiamo, stanno lavorando bene, noi facciamo il meglio per per far venire queste gare eh, belle e, e intrattenere il pubblico. Oggi per me va bene, in Italia c'è sempre molto gente sul percorso, eh, il pubblico è una bella gala e mi ricordo anche l'anno scorso ho fatto solo Monticchiali, era già molto bella e quest'anno anche penso Milano, eh, nella... nella grande città così e penso fa fa anche Nales, è una storica gara in Italia e sono veramente bella, bellissima gara in Italia. Sì. Un risultato inaspettato oggi sicuramente un podio che mi rende particolarmente contento in mezzo a due atleti di, di carattere internazionale che non hanno bisogno di presentazioni io ho lavorato bene quest'inverno, sapevo di star bene eh, ormai da un po' di anni mi dedico esclusivamente alle marathon questo per me era, era un ritorno al cross country e il ritorno migliore non poteva esserci mountain bike trophy 28 anni siamo arrivati alla diciannovesima edizione eh, grande lavoro grande impegno da parte di tutti comunque, i miei collaboratori senza di loro sicuramente Sarebbe molto difficile portare a casa una manifestazione eh, del genere. Abbiamo riconfermato comunque le presenze anche dell'anno scorso, già l'anno scorso avevamo più di mille iscritti, eh, quest'anno ci siamo avvicinati tantissimo, comunque siamo contentissimi. Eh, soprattutto nelle categorie giovanili abbiamo avuto un incremento eh, forte anche dal fatto che comunque il per nostro percorso piace a tutti. Allora voglio ricordare che settimana prossima faremo, documenteremo la presentazione della Coratec. quindi state con noi Mosè, non ti, non ti abbiamo dimenticato. Una domanda te la faccio prima di lasciare la parola a Lei Lenia. Si è parlato di pista, velodromo le bandie, chiaramente tutti si aspettano il Velodromo coperto tipo Manchester. Arriverà. Siamo agli sgoccioli. Ormai sono le ultime battute, gli ultimi incartamenti, c'è una burocrazia pazzesca e. Speriamo con maggio di iniziare. Ecco, parlavamo prima di pregiudizi, poi la chiudo qua. Uno può essere amico di Remo Mosele della famiglia Mosole o meno, può essergli simpatica, antipatica. Quello fa parte di ognuno di noi, può dire quello che vuole. Ma un velodromo in quel posto era normale che fosse perché va a concludere un cerchio che per passione e per garanzie, che poi dopo questo velodromo, funzioni anche in altre discipline, in altri eventi, penso che non, non si doveva neanche pensare. Io so che mi sono tirato tanti nemici in questi anni, perché dal primo momento ho detto quella è la patria del velodromo, è il San Siro del ciclocross, quindi se c'è qualcuno che ha voglia è giusto metterlo là. Se poi c'era in Italia, c'è qualsiasi altro posto che ah, possa cogliere. Aggiungo eh, le bandie, ospita per il quinto anno consecutivo... Una delle gare più belle di triathlon che c'è qua in zona, che tra l'altro quest'anno passa olimpica, e l'ho fatta anch'io. Quindi può, è, potrebbe essere location per il ciclismo, location per il podismo, location per i triatleti e il velodromo ci sta lì. Ma è logico! Quindi, quindi speriamo. Vorrei aggiungere che per giugno dovrebbe essere anche pronto il primo impianto di scinautico. Quindi sport a sì. 360 gradi. Sì perché è il bene del domani Quindi invidi e pregiudizie, mettiamocene in saccoccia, gioiamo di un posto dove tutti possono andare e quindi insomma l'invito è proprio farlo crescere e alimentarlo con la propria, le proprie passioni. A te le ragazze. Martina. Allora tu arrivi con me, Sofia e l'altra Sofia dal Breganza sei passata alla stana. La, mh, volevo chiederti perché, insomma, una squadra così, qual è stato il tuo approccio? Perché vi ho seguito sui social, siete stati in ritiro in Sardegna. È una squadra molto eh, multilingue, che è una cosa magari che anni fa non era. Come vi siete approcciati? Perché ho visto che sono praticamente quasi tutte straniere. Poi c'è il gruppetto di italiane che siete, insomma, voi tre più qualcun'altra, con l'Ariana Fidanza, che vedrà anche lei ci ha, prom ci ha promesso. È un po' difficile. Infatti, siamo sempre tra di noi e con altre due o tre messicane. Poi per capirci con le ragazze kazake e russe, è, diciamo che è un po' più complicato. Ci capiamo a gesti, però, in gara non so come faremo, ci proveremo. La vostro, il vostro DS Zulfia parla in italiano con voi? Sì, 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 lo parla benissimo, okay, ci e volevo salutarla, grande. tra l'altro, Zulfia Zabirova, e so che arriverà anche la Gabriella Pregnolato. Sì, 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 è venuta in Sardegna l'ultima settimana. Ma ancora ancora? No, a fare il DS. Tutti i miei ex compagni di squadra. Ma perché qua, non si, non si invecchia più, voglio dire. Eh, ma è giusto, è bello anche ci sono anche tante donne a fare. E' Aurora là dietro e poi... Elisa, Elisa. Chi, parla? Elisa. Chi Elisa. Piace? Elisa. Vai. Tu niente ciclocross, solo strada. No, solo strada. Ho provato un anno quando ero ancora esordiente. E... Però a te mi pare che vi hai detto che il fango non ti piaceva più. No, molto tanto, esatto. Vero? Vedi che ho molta... <ride> non buon è la animo. mia passione. C'ho la Teresina, ma mi ricordo che, sì, sì. che poi il fango non era. Aurora. Per te, per, domanda, Breganze quest'anno comunque senza tre fulcri, perché alla fine so, erano i, i fulcri della squadra no? che sono passate elite. Come vi approcciate alle prossime corse? E con Davide sono convinta che comunque avete già creato un altro gruppo molto coeso. e Insomma, quali sono le aspirazioni? Magari parli tu per tutta la squadra, per la squadra per questa stagione, visto che co comunque siete una delle squadre più temute in ambito juniores perché avete vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere. Sì, la squadra è un po' tutta nuova. Sì, ci siamo molto unite e abbiamo un bel gruppo e speriamo di far bene. Certo, manche, mancano loro, però ci proveremo a dare il massimo. Però parlatevi male, un difetto di, 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 di Davide, è uno. <ride> So, non rompi i eh, un difetto trovatemi, di sto ragazzo. No, La no. puntualità, c'è il difetto. Non so chi voglia rispondere, brevemente. Io lo dico sempre alle persone, alle ragazze e ai ragazzi che vanno a scuola e non fanno sport, non, non praticano lo sport. Chi è che voglia rispondere a questa domanda? Che è un po' una domanda molto. dovete essere pronte quanto è importante il ruolo di un DS all'interno proprio delle dinamiche, tu cur, cioè proprio tête a tête, quello che non dite ai genitori, a volte delle cose banali, però con i genitori non si ha il coraggio di dirlo, a me capitavo quando giocavo al pallone, però ci si confessa con il DS, chi è che ha provato questa sensazione di voi? Allora parlo io, non so se poi è condiviso. Io l'ho sentito tanto però nelle categorie più giovanili Certo, hai e perfettamente eh, E soprattutto con, quando avevo un'allenatrice donna Con cui il rapporto poi è diverso Ovviamente mi sono trovata sempre molto bene con Davide Anche se il rapporto poi da junior scambia Perché gli obiettivi sono diversi Però da esordiente allieva penso sia molto bello Perché è dentro è praticamente un atleta Anche l'allenatrice e, e quindi uh, cioè capisce i problemi che hai a quell'età ti aiuta e ti supporta sempre, sia in ambito personale che in bici, e quindi diventa ancora più bello dopo. Guarda, hai detto una cosa che mi piace molto, fatemi un applauso perché è. Basilare. Lo sport alla fine è soltanto un veicolo che porta delle dinamiche per poter parlare e tanti ragazzi soffrono di bullismo, non hanno paura di dirlo ai genitori, hanno paura addirittura della vergogna di se stessi e finiscono di fare delle sciocchezze. E allora, ai genitori, chiedo soltanto. Per favore, se avete un bambino di 6 anni, se te non temete, mettetelo dentro una squadra, anche se non gioca, anche se fa fatica a competere con gli altri, troverete sicuramente delle persone molto più sagge, e scusatemi, passatemi questo termine, anche dei maestri, dei professori di scuola, che tante volte non vedono oltre il loro naso. Quindi mi dispiace, bisogna assolutamente provare per credere, non è vero o no? E speriamo, non se avessero capito mi facessero un applauso sti qua. Sarà perché sono sovrappeso? Un po' forse. Vabbè. Quando calerai diventerai come Polgnu. Vabbè, ma anche qua Polgnu. Ma dai laghi di città di Campagnaro di Roma, una seconda. Oggi siamo tutti in Lazio. Salutiamo mm. Folcarelli. Allora Vabbè, ma là ah, sono pure sa... 6 milioni. Voglio dire, <ride> ragazzi, ognuno guarda la bottega a casa sua. Per noi sono tanti e se abbiamo veramente centinaia di migliaia di persone che ci guardano, e non sono invenzioni perché sono dati pubblici, insomma ci fa piacere. Ah beh, sì. e quindi andiamo via con questa gara. Va. per giovanissimi la presentazione di un libro, uno spettacolo teatrale. Oggi i ragazzi che si schierano in griglia, meglio di così questo Pedalazzium non poteva partire. Assolutamente d'accordo, è stata una cosa fantastica ieri, sarà bellissima oggi, una giornata che ci ha voluto veramente premiare. Credo che sia il modo migliore per partire col Pedalazzium 2016. Tutto è pronto per la quarta edizione della Gran Fondo dei Laghi città di Campagnano Romano. Sono 868 i ciclisti schierati in griglia per gareggiare sul percorso unico di 120 km, accompagnati da un numeroso drappello di cicloturisti che si cimenteranno nel percorso di 50 km attorno al lago di Bracciano. Non solo ciclismo ma un'autentica due giorni di eventi che hanno avuto come location straordinaria l'autodromo Piero Taruffi che ha ospitato il villaggio, il pastaparti e tutte le operazioni della vigilia, tra cui lo spettacolo avrei voluto essere Pantani di e con Davide Tassi e la partecipazione di Sandro Donati, la presentazione del libro di Paolo Foschi Omicidio al giro, l'incontro con il mental coach Domenico Maccalini e lo short track di mountain bike a cui hanno partecipato quasi 100 giovanissimi. Tra le diverse personalità schierate al via anche il pilota Giancarlo Fisichella, la L'ex professionista Alessandro Proni, l'ex campione del mondo dilettanti Leonardo Giordani e gli attuali professionisti Alan Marangoni del Team Cannondale e Andrea Cacciotti della Unieuro. La gara si svilupperà su un tracciato di straordinaria bellezza nella Tuscia romana. Dal centro di Campagnano Romano il gruppo entrerà nell'autodromo di Vallelunga e dopo aver compiuto un intero giro. Della pista si dirigerà verso Trevignano Romano per la partenza ufficiale. Intanto, con la nostra onboard camera andiamo a vivere la gara all'interno del gruppo che è montata sulla bici del bravo Cristian Mar Mariani, team Terenzi, che ci farà vivere le emozioni della corsa direttamente dall'interno del gruppo. Entriamo nell'autodromo di Vallelunga, una delle chicche di questa edizione della Gran Fondo. L'autodromo Vallelunga Piero Taruffi vanta una ricca storia ed è sempre punto di riferimento per tutti gli appassionati. Ancora inquadrato il pilota Fisichella, per lui oggi l'occasione di girare sull'autodromo di Vallelunga in sella ad una bicicletta e non ad un monoposto. L'uscita dalla pista dei partecipanti, dopo il giro, i ciclisti lambiscono la splendida sala congressi dell'autodromo di Vallelunga di Campagnano di Roma. Ora ci si allontana dall'autodromo che ha caratterizzato la prima parte, chilometro zero, partenza ufficiale della manifestazione. Nel frattempo arriviamo con la testa della corsa a Trevignano, siamo al chilometro 10 di gara ancora. Testa della corsa, al comando troviamo sempre Cervo e Montanini, sui quali si è riportato un altro atleta, ma alle loro spalle sta rinvenendo un drappello in cui troviamo tra gli altri Alessandro Nanni, Giovanni Nucera, Nikita Escov e Michele Scotto da Busco che oggi non vuole farsi sorprendere nella corsa di casa che aveva vinto già lo scorso anno. Abbiamo raggiunto Orioli e troviamo in il gruppo con la testa della corsa femminile, cioè la leader della prova al femminile. È Costanza Martinelli e la campionessa italiana Elena Cairo a guidare questo gruppo. Attenzione però perché Radio Corsa a cura dell'ottimo Massimo Pisani del team... MGM Corse ci comunica che la testa della corsa c'è un'azione importante il trappello degli inseguitori che abbiamo visto a Trevignano ha raggiunto gli uomini al comando in località Vejano, Michele Scotto da Busco del team Terenzi e Giovanni Nucera della Ciclic Gaudenzi sono prepotentemente usciti dalla testa del gruppo facendo il vuoto alle loro spalle. Con la nostra moto stiamo ancora costeggiando il lago di Vico, siamo circa a chilometro 64 di gara, in testa al gruppo e troviamo il bravo Alberto Guerre in compagnia del professionista Alan Marangoni che è molto contento. Correttamente non uh, tira essendo ospite della manifestazione, ma sostiene Guerre e il resto dei partecipanti. In questo gruppo, come detto, si trova anche Matteo Cecconi e il sempre combattivo Angelo. Curi, siamo al chilometro 72 di corsa e finalmente siamo sui protagonisti assoluti di questa prova: Michele Scotto da Busco, Ischitano e il siciliano Giovanni Nucera. Per loro una storia quasi simile. Approdano al mondo delle due ruote da giovani, ma devono emigrare in altre regioni per svolgere. A livello agonistico la loro attività. Siamo ormai all'ultimo chilometro, superato l'ultimo chilometro con la coppia al comando, si studiano i due. Michele Scotto da Busco in testa, si gira, controlla Giovanni Nucera. Sa benissimo Michele che il ciclista Sicolo sì, è più veloce di lui in volata e dovrebbe evitare, almeno per non aver. Brutte sorprese, l'epilogo in volata, ma i due sono ancora insieme. Siamo ormai alle battute finali per la coppia. Al comando a guidare è Michele Scotto da Busco della team Terenzi. Alle sue spalle Giovanni Nucera, che sta controllando, vedremo se sarà lanciata la volata negli ultimi metri. Scotto da Busco e Nucera, nessuno prende l'iniziativa, abbiamo già più volte sottolineato come Nucera abbia uno spunto più veloce rispetto a Michele Scotto da Busco, continuano a studiarsi i due, siamo ormai alle battute finali, si sta entrando nel vialone di arrivo e Michele Scotto da Busco che sta... Forzando l'andatura, è lanciata la volata, si alza sui pedali Michele Scotto da Busco, scarica le sue energie, residue, Giovanni Nucera non riesce ad avvicinarsi a Michele Scotto da Busco che va così a scrivere per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro del Gran Fondo dei Laghi, città di Campagnano di Roma. Successo di Michele Scotto da Busco della Team Terenzi, davanti a Giovanni Nucera della Ciclica Udenzi, al terzo posto Alessandro Nanni, Team Forlì, quarto posto Piero Buzzi, al quinto Cristian Nardecchia, sesto Luciano Canizzaro, settimo Nikita Escov, ottavo Cristian Mariani, nono Simone Lanzillo, decimo Matteo Cecconi, una gara al femminile che ha visto il successo di Costanza Martinelli della Team Tinky Ladies Pinarello un ottimo successo partecipativo per la Gran Fondo dei Laghi città di Campagnano Romano ma soprattutto una due giorni dedicata al ciclismo giovanile, dedicata ai numerosi eventi collaterali, culturali e di promozione del territorio voluti da Claudio Terenzi ci tenevo veramente tanto oggi a far bene, uno perché anche l'anno scorso ho vinto su queste strade, e due perché quest'anno correvo in casa e questa vittoria tutta la squadra se la meritava perché la stavamo inseguendo da già le prime due gare, solo che per causa di sfortune eh, non arrivava la vittoria. Finalmente oggi è arrivata in casa e sì, come dicevi tu, ha un valore aggiunto. Sindaco, si conclude quella che è stata una vera festa per il comune di Campagnano di Roma. Sì, non c'è dubbio. Guardate, quando abbiamo iniziato credevamo che sarebbe stata una cosa molto importante, ma diciamo, quello che è successo ha superato anche le nostre aspettative. E il numero di partecipanti, l'entusiasmo che c'è stato è stato veramente importante. E quindi, come dicevo prima, mi auguro che anche nei prossimi anni possiamo ripetere questa esperienza. Claudio Terenzi, colpo doppio, non solo la manifestazione è stata un successo, ma l'ha vinta un vostro atleta. Sì, Michele è riuscito a, a imporsi in questa competizione, ma secondo me un, eh, era un obiettivo secondario. Il primo obiettivo era quello che la manifestazione avesse un suo successo, come spero eh, sia stato, e adesso, dopo un po' di riposo, ci riproietteremo per l'edizione 2017. Il colpo d'occhio degli atleti che attraversavano l'autodromo di Vallelunga è stato straordinario. Sì, quello l'ho sempre immaginato e invece oggi l'ho visto realizzato, è stato un colpo d'occhio bellissimo, spettacolare e anche gli atleti sono rimasti molto soddisfatti di questo passaggio sulla pista. Dicevo delle cose e non me le fanno dire perché dicono che poi dopo le scuole. Che divaghi grossa. quando facciamo le pagine. Ma non che divago, io dico soltanto che è bello che gli sponsor arrivino anche a Dall'Italia dall stessa, perché l'Italia è ancora un paese dove potrebbe. Guarda, Argesi, ti va bene che sorprese. non ci sponsorizza nessuno da Abu Dhabi perché sennò ne saremmo qua col turbante. Ma no, sì, <ride> guarda, per me ognuno sta bene a casa sua, ci voglio dire, però anche l'Italia ha bisogno di sostentamento specie nello sport ma detto questo eh, Sara Girardi la tanto l'abbiamo vista è venuta a Zolder lei che, no che esperienza è stata Sara ecco, con questa qua dimmi la verità io ti ho vista <ride> all'aeroporto temevi eh sì va bene, è stata un'esperienza stupenda è tutto un altro mondo no? e là gli atleti erano felici di vedere qualcuno in italiano madonna che, è vero è importante è stato è una bella esperienza Moltissimo. Tu lo sai che noi siamo stati gli unici a fare interviste? Sì, sì, lo so. Sì. Lei sa tutto. Sa tutto. No, io l'ho fatto per farmi dire che sono bravo. Ah, ok. Così. Allora la Sara uh, è passata da una squadra. Infatti, la domanda che gli faccio è: perché magari qualcuno poi se lo chiede così, da una squadra di strada a una squadra di mountain bike, però fa strada. Allora, la qua, è... qua è grossa. Allora fai la domanda e poi tutti dovreste fare oh. no, rifarmi <ride> la domanda mi piace, dai. Ok. La Sara è passata da una squadra su, che fa solo attività su strada a una squadra che fa mountain bike principalmente. Aspetta, ma lei fa strada, quindi io quello che le chiedo è, intanto quando la vedremo in mountain bike, e due perché? Rio. <ride> Beh, mi sono avvicinata a questa squadra perché vogliono anche loro mettersi nell'ambito della strada e quindi pian piano si avvicineranno anche loro sulla strada. Però intanto fai Qualche gara di mountain bike la ti Beh, vedremo. ovviamente. Per più facili. Eh? Maserno? No. Perché no. c'è la Maser a vedere, eh? <ride> Beh, qualche gara semplice sì la farò, perché venendo fuori dal ciclocross qualcosa spero di riuscire a fare. E il Bene. cross? Torni? Eh, mi manca abbastanza. Beh, prossimo anno? potrebbe essere. Potrebbe essere. Noi te lo auguriamo. Passa il microfono pure da quest'altra eh, parte della gente. qua, io devo fare delle domande. No, stavo qua. dicendo a Maseri io ho visto delle cose che guarda caso si parla di multidisciplina. Il BMX è mezza pista, poi ci sono questi dossi, i dossetti che li hanno usati anche a Maser. Sì. Vedi come anche ma perché si stanno praticamente adeguando ai percorsi. Allora um, Masera era la prima prova di internazionale d'Italia, quindi una gara internazionale deve rapportarsi alle gare che poi i ragazzi trovano in Coppa del Mondo. E la tendenza del cross country negli ultimi anni è di mettere gli ostacoli artificiali. Uno, perché sono bellissimi da riprendere e danno spettacolo. Due, perché comunque, però questo lo diciamo magari a chi non è avezzo del cross country: c'è sempre un'alternativa. Ovvero quando vedete questi. Salti molto difficili anche dal punto di vista tecnico. C'è la chicken line che si chiama la linea del pollo, che è quella che faceva Lei Legna Lazzaro quando fa queste gare qua. Che è per quelli che non sono molto bravi a saltare, perché poi insomma. Come si chiama? Chicken line. i cioè, ciche tipo. Del, cic pollo. del pollo. Del pollo, del pollo proprio. Cioè, Io sono il pollo perché non sono capace di saltare. Ma siete fare bastardi, di... però. Eh. <ride> così eh, vabbè, magari... E' è più lunga, quindi ovviamente un atleta di vertice che sa farle il passaggio tecnico certo. è più avvantaggiato. Da. Ma c'è anche la linea più facile. Anche se ti assicuro che ieri gli esordienti facevano di quei salti che se uno quando sento gente che si lamenta, i professionisti che, che li vedi in bici non sanno neanche girare il manubrio, certo. vedi dei ragazzini che hanno 12-13 anni. Mi sono reso conto poi andando a Verona a vedere questa bella pista di NBMX e i... Beh, lo vedrà ai campionati europei quest'anno. Famiglia parla di Soraya intanto. Domanda, prima vi faccio allora, voi so, siete insomma con Lucio Rigato, che insomma invitiamo in studio Lucio. Poi ti ho messo la maglietta lì, mi aspetto una maglietta per me. Eh, mi raccomando, taglia S. E, Soraya, partiamo con una domanda classica, visto che qua è il tempio del ciclocross. Visto che tutte e tre avete fatto ciclocross, ci sarà la possibilità di vedervi anche magari solo qualche gara come ha fatto magari la Francesca Cauz quest'anno o come ha fatto la Sofia nei prossimi anni. Eh, ci avevo pensato anche l'anno scorso e quest'anno, però con Lucio ne abbiamo parlato, ho preferito riposare dalla strada perché noi essendo in nove in squadra siamo più o meno sicure di farle tutte le gare, il calendario è tanto pieno, abbiamo tanti giri e si arriva a fine stagione che si è veramente stanchi. Poi quest'anno abbiamo finito a fine ottobre, quest'anno abbiamo ricominciato a marzo. Era giusto riposare e riprendere con calma. Più avanti vedremo, dai. Per te quale sarà la, la gara che mm. hai messo insomma un cerchietto? Visto appunto che rispetto magari alle altre che devono essere convocate, voi quelle siete, quindi bene o male girate sempre insomma, voi nelle, nelle gare più importanti. Ma come italiana penso che la gara più bella che ci sia è il Giro d'Italia. Speriamo di arrivare nella condizione giusta e cercare di fare qualche piazzamento lì. Asia. Tu in salita l'anno scorso hai fatto vedere belle cose. E anche per te, qual è il, secondo te la, la, la gara? Visto che quest'anno dicono che gli italiani sono ad Arfo, quindi mi immagino che ci sia anche un po' di salita. Eh, quali sono le tue aspettative? Se punterai più alle corse a tappe, visto che appunto ti abbiamo visto bene in quelle tipologie di gare? Appunto, penso anch'io che il Giro sia la gara più bella della stagione. E anche lì ci sono delle belle tappe con arrivo in salita dove mi sono già difesa anche gli anni scorsi e spero anche di, sia anche di migliorarmi e di puntare anche a arrivare davanti nella classifica delle giovani. Nicole? Eh beh, Nicole del Santo, so che oltre a essere una brava atleta, concorre per Miss. Sì, è stata in finale a Misticlismo. Come è stata l'esperienza a Misticlismo? Beh, è stata un'esperienza molto positiva. E... Appena uscito il concorso ho deciso di iscrivermi così per provare un'esperienza nuova. Ma che ricaminavate? Eh, <ride> diciamo che è stata... Un po' come, ho dovuto imparare un eh, pochino perché, perché allora, il discorso è questo che di atlete pensavo erano in tre, no, eravamo quattro. Quattro. Cioè, quattro, quindi quattro in mezzo a delle modelle esatto. col ciclismo non c'entrano niente. Ah. Più che quindi, altro mi sono iscritta perché esatto essendo Miss Ciclismo ho pensato sia giusto facendo ciclismo iscrivermi. E, e sì, è stata un'esperienza molto positiva. Ecco. Beh, ma c'erano delle concorrenti che non andavano in bicicletta e sono presentando. Esatto. Se... Sì, eh, questo sì. qua è barare, <ride> è sempre è stato così. Stato <ride> così. Non, non so, a fare la spesa col Sì, ma il regolamento tristerza. dice che basta utilizzare la bicicletta anche solo per Finiluzzi. andare a fare la spesa. Par e vabbè, ah, dai, aspetta che devo eh, no. fare a cani colla. Ah, sì, no, ma dai scusami, mi male, ma no. mi è venuto spontaneo. Ma allora, no, no. poi Matteo, 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 ti invitiamo qua quando vieni a chiarire. Le cose. Ma non si può andare così. So, ma oh, ma ho so vinto? Io ho vinto, erano tutte modelle. Sì. c'avevo anche i preti che mi, che, mi, uh, che mi votavano, parti scherzi, il prete della GAS, quell'anno ancora con la GAS, che mi votavano, ti ho lasciato la parrocchia Devi chiedere la cannata perché ti può confermare la stessa cosa. Siamo proprio in chiusura, eh, proprio in chiusura. Damiano, dimmi allora con il Memorial Trovò a che ora partite, e, do, e fate, dove e perché... come. Esatto. Allora, oh, parte con gli esordienti, donne esordienti alle 9.15 per poi passare alle lieve. E alle 14 via alle open insomma junior ed elite attualmente abbiamo circa 160 elite iscritte tra junior ed elite insomma tutta la categoria una sessantina di donne allieve 70 75 esordienti e Mancano ancora due settimane perché lo ricordiamo è il lunedì di Pasquetta, esatto, quindi il 28. Quindi le iscrizioni per le allieve e le donne esordienti finiscono due o tre giorni eh, prima, prima esatto, le altre al mercoledì, quindi. Abbiamo ancora una settimana e mezza, insomma. Io vi faccio gli auguri, verremo a trovarvi e ci saremo. saremo. Lo Invece con te Casarotto che io mi ricordo di te quando correvi, perché io sempre che ho fatto poco nel ciclismo, ma avevo una squadra anch'io di dilettanti negli anni 90 e quindi ricordo con piacere tutti quelli che correvano. Tu ne eri uno di quelli. Certo, ma forse ti, ti, ti ricordi anche quando correvo in comunità montana che. No, tirate fuori il <ride> comunità io montana! Montano, lo, lo adoro, lo adoro! <ride> in comunità montana per me il fiore all'occhiello lo, lo dico sappiamo sempre, tutti gli... il eh per sì, quello... io ci tengo da morire praticamente Guarda, lo nomina ogni puntata sì, tre volte, no. assieme a quelli che giocano a poker eh. e... vabbè però io ho fatto grandi, grandi eventi ho fatto coppe del mondo nella pista con professionisti, ho organizzato campionati europei sempre in pista ma il mio cuore porta là perché ho avuto più soddisfazione, non è colpa mica di nessuno, è colpa Perché mica. è stata un, è una manifestazione più unica che rara, non credo che ce ne siano mai, mai state. Mai state gente, e poi organizzate in questo Ti ringrazio, sì. mi fa molto piacere, spero che domani pagato, i, miei scolari, sì, <ride> dopo, i miei scolari tu, possono venirmi a trovare. Mara, con te l'appuntamento è per il 3 di aprile alla lago Le Bandie ci sarà anche tua papà perché ultimamente si è un sì, po' sì. defilato. Ah, è molto impegnato per le nuove attività che stiamo per preparare. Ma Revo, vabbè che sia ancora un giovinotto, ha ma un calmati un po'! Ha un sacco di cose da fare, poi ha detto che va in pensione e si riposa, però ha ancora due o tre cose da sistemare. E beh, allora ho capito: due o tre cose andrai in pensione fra 15 Posso anni. Ma fare un appello sì, a fallo. tutte le ex cicliste. Sì. Non so se sapete, il qua. 10 aprile a Verbania viene organizzato il campionato italiano delle ex, in concomitanza con gli ex professionisti, hanno voluto affiancare anche le donne. Ecco, benvenga dalla pregnolata, tutte le tue colleghe. Devono avere più di 36 anni, però e 4 anni, e 4 anni che non corrono, ma posso ma possono partecipare. Allora, facciamo una cosa, noi la, la lanciamo casomai due settimane prima dell'evento venite qua e certo. porti tutte le donne che hanno piacere di partecipare sì, anche coro. la Katia Longhin che la salutiamo che siamo proprio in chiusura abbiamo sforato la sta grande, cari Elenia eh, vabbè, vabbè stai attenta Elenia io ti saluto come al solito ti faccio un in bocca al lupo un bike bike di sì. cuore è vero l'appuntamento è per settimana prossima come al solito al giovedì alle ore 20 da 18 anni, io sono e un non fedele. Ci spostiamo. E non ci spostiamo, Restiamo ma qua. ci mancherebbe altro, stiamo qua, vi aspettiamo numerosi e devo assolutamente salutare mia zia Vita a Torino e mia zia Fedora a, a, Ostua, no, a Mesagne vicino a Brindisi e allora devo chiamarle anche perché sono le mie sentinelle, sono quelle che mi dicono che si vede bene la televisione. Grazie, a settimana prossima, un applauso. Ma che so, Casarotto ti voglio bene. Se guarda ti darei.